Gili costretto ad abbandonare il match, un disturbo sicuramente toccato duro. Comunque il tuo compagno di squadra non si è fatto attendere negli interventi, comunque Pescara molto pericoloso. Sì, certamente. Noi sapevamo di questa partita che sarebbe tanto difficile. Purtroppo ho avuto un piccolo fastidio e dopo mi ha fatto tanto peggio e ho dovuto uscire. E Simone è entrato e ha fatto dei belli parati. Abbiamo raggiunto quell'obiettivo che era la vittoria, abbiamo fatto bene, penso che il pubblico principalmente si è divertito tanto. Ecco, a Pescara che gara sarà in base a questo risultato? Comunque un Latina che si è fatto vedere molto vivo. Sì, sarà una partita come la oltre di campionato che abbiamo fatto noi. Eravamo 2-1 e sempre stavamo in partita, non è che loro hanno fatto una partita sopra di noi. E penso che sarà una partita dura come quella, come questa, e possiamo fare pure il risultato lì, perché no? Diciamo così, perché siamo una squadra che c'è una grinta, ci sono persone qua di carattere forti e andiamo lì per fare una partita, per divertirsi. Piero Basile, primo tempo veramente straordinario da parte del Latina, poi nell'avvio di ripresa un po' è calata forse l'intensità, ma ci hai creduto perché a 6 minuti dal termine hai chiesto di continuare a giocare come sapeva fare il Latina. Sì, e speravamo di partire con grande intensità come abbiamo fatto per cercare di andare in vantaggio, poi riuscire diciamo a difendere questo risultato, perché comunque abbiamo giocato in 6 per via di squalifiche e infortuni. Non posso che dire ai ragazzi che sono stati straordinari, avevo chiesto di andare oltre a quelli che erano i loro limiti, sia tecnici che tattici che di caratteriale, l'hanno fatto, hanno avuto anche stremati la pazienza di giocare anche con il quinto di movimento rischiando, abbiamo difeso anche l'inferiorità numerica, eravamo stremati, guarda, siamo stati premiati, ma credo che poi il risultato sia veramente meritato perché abbiamo concesso il secondo gol un po' così. Al di là del loro diciamo gesto, ma non ci voglio neanche parlare, però siamo stati anche tra virgolette un po' polli noi, perché invece di pensare all'avversario che butta la palla fuori va indietro, difendi, e potevamo non prendere il secondo gol. Però credo che la squadra ha fatto la partita, non abbiamo sbagliato nulla. Ecco, abbiamo parlato appunto di un Latina straordinario, una prova veramente eccellente. Sicuramente tu te lo aspettavi che questo Latina avrebbe sfoderato una prova del genere, un po' meno il tuo collega Colini, che veramente al termine del primo tempo vedersi chiudere sotto di 3 reti, veramente era un po' attonito. Guarda, il playoff è una manifestazione a sé. Quello che è stato loro, durante la stagione siamo riusciti a giocare con serenità, con tranquillità, perché come tutti dicevano non avevamo nulla da perdere. Forse un po' loro la pressione si è fatta sentire nel primo tempo, però in questo momento non mi va di parlare né del Pescara ma soltanto del mio Latina, perché i ragazzi vanno elogiati dal primo all'ultimo. Noi sapevamo e ci eravamo detti che se il Pescara giocava un pochino al di sotto delle possibilità, noi dovevamo farci trovare pronti. Ci siamo levati benissimo in queste 2 settimane, perché dopo aver raggiunto il playoff l'entusiasmo era alle 100 stelle. Quindi siamo allenati bene, abbiamo preparato la partita bene, infatti 2 gol iniziali sono venuti proprio da giocate che abbiamo preparato durante la settimana, con la palla al centro che loro soffrono tanto, quindi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare e quindi poi siamo stati premiati con questo gol che comunque è stata una giocata da calcio d'angolo fatta benissimo. Alla fine ho fatto all'ultimo secondo, ho fatto a 2 minuti dalla fine, è stata una giocata da falso candido, ecco, fatta benissimo. Mister, commentiamo un po' questo gol perché è molto importante, fa veramente arrabbiare i tecnici quando si prende gol da calcio piazzato, da difesa schierata. Guarda, il calcio piazzato è una situazione particolare perché così come si prepara la difesa così si prepara l'attacco, quindi è chiaro che l'attacco lavora sulla difesa zona della squadra avversaria o sulla difesa uomo, è chiaro che chi... soprattutto i battitori, se hanno la qualità di mettere il passaggio e di leggere soprattutto le scelte che la difesa fa in quel momento, è chiaro che i calci d'angolo diventano pericolosi, ma così come lo si fa il calcio d'angolo, il gol, così lo si può prendere, quindi in questo caso siamo stati fortunati noi. Adesso giustamente ci si gode questa vittoria, ci sarà qualche giorno subito da rimettersi in movimento, anche perché venerdì si torna a Pescara per gara 2. Sì, sicuramente noi dobbiamo adesso recuperare bene le energie perché veramente abbiamo... soprattutto anche qualche forma fisica. Perché meno male che rientra Lara, perché avendo anche Arellano fuori, Gili non sappiamo se rientrerà, però ormai noi
ci godiamo il momento, stiamo lavorando bene. Già aver portato il Pescara, che ha vinto la regular season, alla gara 3, per noi è già un'impresa. Poi ancora, se troveremo un altro episodio, un'altra situazione fortunata, diciamo fortunata, a questo punto può diventare il Latina una mina vacante? Ma il Latina ha dimostrato che nel girone di ritorno, ormai anche con il Pescara nelle due partite di campionato, ha perso 3-1, il 3-1 è venuto allo scadere, giocando in 5 persone perché avevamo 3 infortunati, quindi ormai siamo lì, ce la giochiamo con tutti. È chiaro che poi se la squadra sfodera queste prestazioni dove arriva al limite del livello tecnico, è chiaro che se la si può giocare con tutti, però è chiaro che poi lì sarà un'altra gara, loro giocheranno con il pubblico a favore, quindi per il momento guarda, ci godiamo, pensando alla partita di ritorno, però ci godiamo questa. Allora siamo con il match winner di questa partita, sorridente giustamente, la gioia sul volto di Vinicius Bacaro. E tu di gioia ne hai avute sia in passato, vedere questa gioia qui a Latina con questo pubblico strepitoso è una grande prova da parte del Latina. Sicuramente, non ce l'aspettavamo sia un primo tempo come l'abbiamo affrontato, l'abbiamo giocato, ma neanche un finale così. Penso che la serata è stata perfetta, non abbiamo niente da... forse l'espulsione di Arellano e anche l'infortunio di Gili non è una cosa da... ne abbiamo pochi di giocatori, quindi qualsiasi giocatore si faccia male o venga espulso per noi è un peso enorme, però ripeto, la serata penso sia stata perfetta in tutti i sensi, anche dal pubblico ci ha dato una mano enorme. Ecco, gestire un primo tempo all'inizio Pescara che è partito forte, poi il Latina si è veramente svegliato, è bastato quel guizzo andare in gol per trovare veramente a questo punto la strada spianata e stordire proprio il Pescara. Poi nel secondo tempo forse un avvio bruciante ancora della squadra ospite vi ha un po' trovato, non commentiamo troppo l'episodio del secondo gol che, come già detto anche dal tecnico, veramente non ci doveva essere. Ma sai, il dettaglio del secondo gol, che comunque cambia abbastanza la partita, è una mancanza di esperienza nostra, indipendentemente che loro non siano stati sportivi o meno, noi non ci possiamo fermare con una scarpa o senza la scarpa. Se non vogliamo prendere il gol dobbiamo fare un fallo, fermiamo il gioco, entriamo un altro in campo, ma non possiamo concedere un altro gol in un playoff così importante con una squadra così forte, con così tanti cambi e con una partita così un 3-1 dove ancora potevamo sia respirare perché eravamo stanchi, quindi nel secondo tempo c'è stato l'episodio del secondo, c'è stata la stanchezza nostra con la mancanza dei cambi, perché oggi eravamo veramente pochi e ovviamente viene fuori la qualità della prima, perché non ci nascondiamo, ma Pescara è prima e noi siamo ottavi, quindi c'è... se c'è stata una differenza durante tutta la stagione ci sarà una differenza anche ancora, però dobbiamo sfruttare i momenti di spegnimento del Pescara e anche le nostre qualità, perché penso che oggi giocando col doppio pivot siamo stati bravi a gestire la palla, l'abbiamo gestita di più e forse è stata questa la chiave del primo tempo, non solo l'agonismo e l'aggressività ma anche l'avere la palla sotto al piede. Secondo tempo non riuscivamo più a tenere la palla sotto al piede, quindi il Pescara giocava tutto il tempo. Che cosa vi ha detto però il tecnico prima di mandare in campo il quinto uomo, Avellino? Forza ragazzi, ce la possiamo fare. Ma più che altro noi l'abbiamo messo per un attimo respirare, perché non riuscivamo più a tenere la palla, quindi è stato più che altro uno sfogo per tenere la palla sotto al piede. Ovviamente con l'uomo in più era un'arma in più per poter, e l'abbiamo avuto forse una mezza occasione contro Luccio, anzi una doppia con Luccio sotto le gambe del portiere, un altro che se non mi sbaglio Battistone non è arrivato sul secondo pallo. E era più che altro per respirare, poi quando hanno segnato era per cercare di fare il gol, è venuto fuori in un calcio da fermo, però anche questo merito della squadra, del mister, ma della squadra anche che prepara ogni giorno questi calci da fermo, non scordiamoci nella partita di andata contro il Pescara, qui l'abbiamo segnato sia uno di punizione e uno calcio d'angolo da quella parte di là, quindi è anche un merito nostro. Pare il merito penso in più a non mollare, perché finché l'arbitro non fischia i playoff vanno decisi nei dettagli, nell'agonismo tante volte esasperato, però nei dettagli, un calcio da fermo, una mancanza di esperienza e concedere quel secondo gol, bisogna stare attenti e non concedere assolutamente nulla, perché ripeto, c'è una differenza tecnico-tattica tra noi. Latina comunque, nonostante questo divario che c'è, può dimostrare di poter ancora dire la sua. Assolutamente, l'abbiamo dimostrato oggi che il Pescara per batterci deve fare qualcosa di più, perché noi non regaleremo niente, poi se saremo stanchi, se ci cacceranno tutti via, se la palla non entrerà loro faranno 10, complimenti, però noi non regaleremo nulla. Come ho detto prima in TV,
che io mi ricordi sia in Spagna che in Italia non c'è mai stata una volta che l'ottava abbia battuto la prima. C'è sempre la prima volta nella vita e se non è mai successo forse è arrivato il momento che succeda. Però ripeto, il Pescara è una squadra fortissima con dei giocatori importantissimi, con tantissimi cambi, una rosa immensa e che se ci mettono sulla parte atletica diventa un problema perché col caldo che comincia ad arrivare diventa difficile. Però ripeto, noi non molleremo assolutamente un metro e cercheremo di lottare fino all'ultimo secondo come oggi. Bene, grazie anche a Vinicius Bagaro per questo. È tutto dalla Pala Bianchini. Rapido Latina batte Pescara 4-3.